Buon pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Marte Sport Live, voce ai protagonisti dopo un'ora di voce di popolo. Gianluca Gifuni in vostra compagnia, Mario Palligiano in regia, vigilia di Barcellona-Napoli domani sera alle 18.45 al Camp Nou, partita che noi di Radio Marte seguiremo dalle 18 fino a sera inoltrata con il prepartita, il match con gli aggiornamenti ogni 15 minuti e poi il dopo partita con i commenti a caldo dei protagonisti e i telefoni aperti, come sempre succede ormai da anni, anzi da decenni, qui a Radio Marte. Quanto vale questa Europa League per il Napoli quando gli azzurri sono in orbita scudetto e devono anche difendere uno dei primi quattro posti per l'ingresso in Champions League? Cercheremo di analizzare questo dato, questa congettura, diciamo così, da tutti i punti di vista, quello tecnico e tattico, quello legato agli obiettivi, ma non solo sportivi, anche economico, finanziari. Dalle 13.30 poi Enrico Fedele per il Fedele contro tutti, mezz'ora insieme a noi allo 0816363663 per intervenire in diretta. Osimhen si è allenato per poco oggi, poi ha avuto un problemino fisico e quindi ha smesso di allenarsi, ma dovrebbe partire regolarmente per Barcellona nel pomeriggio con il charter che condurrà gli azzurri in Spagna alla vigilia del match. Ma ci dice tutto Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno. Pasquale, buon pomeriggio. Ciao Gianluca, buon pomeriggio. Che cosa è successo ad Osimhen? Ma guarda Gianluca, Osimhen si è fermato a scopo precauzionale per un fastidio. Da quello che mi risulta, anzi non so, credo che Napoli non abbia ufficializzato ancora, ma ci siamo, è convocato per Barcellona, quindi partirà con il resto dei compagni e Prestalle più tardi alle 18.30 ci dirà se giocherà titolare o magari parte Mertens e lui va in panchina. Questa potrebbe essere una soluzione, però aspettiamo insomma che ce lo dica l'allenatore del Napoli, perché come ricordavi tu, il Napoli parte tra poco per Barcellona alle 18.30 in presenza, c'è la conferenza stampa di Spalletti e con Fabian, che ovviamente è un po' padrone di casa, lui non è catalano ma andaluso, però ci tiene molto insomma a fare bene contro il Barcellona. Devo dire che Fabian Ruiz ha rilasciato anche una bella intervista al quotidiano spagnolo AS, a Mirko Calemme, di cui poi parleremo certamente. Senti Pasquale, dall'altro lato c'è un allenatore che conosciamo bene, che spesso e volentieri interviene da noi, Gigi Canni. Canni, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Beh, le chiedo subito, Osimhen oggi un problemino in allenamento, non si è più allenato, quindi ha fatto solo la prima parte dell'allenamento, ma parte regolarmente per Barcellona. Napoli senza Osimhen è un'altra squadra, secondo lei? Senz'altro. Ha altre possibilità, però, Luciano, però, lui è un giocatore particolare, penso che sia l'attaccante più forte che abbia a Napoli. Senti Pasquale, chi poi vado da Pasquale Tina, il nostro inviato a Castelvolturno che è dall'altro lato, che le faccio salutare. Cagni. Salve Cagni, buona giornata. Ciao, buona giornata. Pasquale, non dovesse giocare Osimhen, dovesse partire dalla panchina, ci sarebbe Mertens prima punta con Insigne a sinistra, e a destra quali sono le soluzioni visto che sia Politano che Lozano sono infortunati? Destra in attacco. Ah guarda Gianluca, la soluzione è riconferma Elmas come l'abbiamo visto con l'Inter, oppure può giocare Marquì alto. Io un as non credo che giochi tutta la partita, perché non penso che abbia ancora i 90 minuti nelle gambe. Senta Gigi Canni, facciamo un passo indietro, torniamo a Napoli-Inter. Io so che lei notoriamente è uno che insomma non ama molto parlare di testa quando si parla di una partita, cioè di questioni mentali, e allora le chiedo, visto che qui invece è stato imputato al Napoli una mancanza di coraggio, di spregiudicatezza nel secondo tempo con l'Inter, secondo lei di cosa si è trattato? Di condizione fisica che è calata nella ripresa, di un Inter che ha preso le misure al Napoli, o effettivamente di un Napoli che ha avuto paura di accelerare per paura di perdere la partita dopo il pareggio dei nerazzurri? Come hai detto prima, io non sono d'accordo col discorso mentale. Napoli poi, questi giocatori ormai sono abituati da tempo e quindi questa cosa non è sicuramente la causa per cui il secondo tempo il Napoli non è stato all'altezza delle sue possibilità, ma è molto più semplice, la squadra è calata fisicamente, questo è sicuro, perché si è visto, il ritmo era diverso, ma sai, hanno tenuto un ritmo molto alto nel primo tempo, perché con l'Inter o fai così o altrimenti diventa difficile.
una squadra molto agile, parlo del Napoli chiaramente, e quindi spendi tanto, non raccogli il massimo dei massimi, e quindi quando poi nel secondo tempo sono entrati e non avevano più la stessa brillantezza, quindi secondo me il motivo è questo. Secondo lei l'Inter è superiore al Napoli? Da quello che ha visto anche nella partita di sabato? Come gioco no, come organico probabilmente sì, e forse, anzi senza forse, tolgo il forse in questo momento, il Napoli ha più possibilità di avere attaccanti, cioè nella fase offensiva è più forte. Napoli come ha numero di giocatori, con le qualità che hanno i giocatori, l'Inter non ce li ha. L'Inter ha 3-4 giocatori di grandissimo livello, ma dietro di loro non c'è più nessuno. Napoli ne ha, visto anche quello che state dicendo voi, per la partita col Barcellona, se dovesse mancare Osimhen, hanno Mertens, o se no manca Politano, c'è Onas, c'è Insigne, ce ne sono i giocatori. Poi a me piace molto Zelischi, quindi bisogna calcolare anche una mezza punta di questo tipo che secondo me l'Inter non ha. Senta, ma lei dice Zielinski le piace molto, non ne farebbe mai a meno in un organico come il Napoli? Se sta bene non ne farei a meno, dipende come sta. Il giocatore è uno dei giocatori che ha più classe nel Napoli, su questo non ci sono dubbi. Deve stare bene fisicamente, se non sta bene è chiaro che non può rendere per quelle che sono le possibilità, ed è il motivo per cui con la partita con l'Inter la squadra, essendo calata, non ha messo in campo il massimo delle proprie qualità tecniche. Senta, ma poi vado da Pasquale Tina. Canni, Vlahovic ha dichiarato di essere più forte di Osimhen. Mi sembra Raffaele da Casapesenna ci scrive anche, addirittura avrebbe detto 100 volte più forte di Osimhen. Insomma, non credo proprio. Non credo che l'abbia detto, perché Vlahovic, anche se molto giovane, mi sembra una persona anche intelligente, quindi se l'avesse fatto avrebbe fatto sicuramente una battuta, ma non l'ha fatta perché non sarebbe nemmeno giusto. Ma a prescindere da questo, l'ha fatta o non l'ha fatta, tra i due giocatori ovviamente Osimhen è più atleta e forse meno calciatore. Due giocatori? No, sono diversi solamente nel fatto che uno, Osimhen, è più agile e l'altro è più potente. Ma se no, per caratteristiche, Vlahovic è un giocatore di grandissima potenza fisica, oltre ad avere qualità tecnica deve imparare ancora un sacco di cose come Osimhen. Osimhen è un altro tipo di giocatore, nel senso che è più agile, più rapido, però sono due molto molto forti e saranno fra gli attaccanti più forti in Europa sicuramente nei prossimi anni. Pasquale Tina, è una curiosità da sottoporre all'attenzione di Gigi Canni? Pasquale? Con il Napoli in lotta per lo scudetto, un impegno diciamo importante come quello col Barcellona, un allenatore di solito come si regola? Pensa anche un po' alla partita di campionato, fa comunque qualche cambio? Cioè, mi interessa insomma la gestione in vista di queste due partite, perché poi lunedì Napoli giocherà a Cagliari in trasferta e sarà un'altra partita molto molto complicata. No, se tu hai un organico come quello del Napoli, pensi partita per partita, perché hai la possibilità. Adesso io poi non so quali sono le condizioni dei giocatori, ma ha una rosa ampia e quindi è incontra diciamo una squadra non fortissima. Comunque nella mentalità di un allenatore che gioca le coppe e il campionato, pensa partita alla volta. Non può fare diversamente, a meno che non abbia grossi problemi di giocatori infortunati. Questo amico, a proposito di Vlahovic e Osimhen, scrive: Vlahovic ha fatto la sua scuola calcio, Osimhen no, soltanto strada. Anche questo può essere un elemento per far capire la differenza tra i due giocatori. Probabilmente Osimhen ha più margini di crescita rispetto a Vlahovic, no? Possiamo dirlo da questo punto di vista? Se fosse così, Osimhen è un giocatore che allora ha più fantasia, ha più agilità nell'apprendere immediatamente, perché la strada ti dà tante cose. La scuola ti dà
delle sicurezze, ma meno roba, non so come dire, meno quantità. La Entra, strada poi ti fa diventare, ti dà tanta cose che poi tu devi migliorare, chiaramente, ma ne hai già tante, hai la base di tantissime cose, la scuola non ti può dare. Una domanda per Canni da uno dei nostri ascoltatori: Piotr Zielinski, tanta classe, ma come mentalità come lo giudica? Quando diventerà un vero campione? Perché gli si imputa un po' di discontinuità. Ora, ripeto, perché Canni non ama la questione mentale, l'ha sempre, diciamo così, messa da parte, anche da noi. Qui, ma non ce l'ha questo problema. Lui ha un problema di riuscire a mantenere la condizione psicofisica per lungo tempo, nell'arco del campionato. Ed è un giocatore, sai, ogni giocatore ha delle debolezze, eh. Lui può darsi che fisicamente non possa reggere 50 partite al 100%, però sai, sono quei giocatori che comunque veramente sta male, che non sta rendendo, ma sono giocatori che per la loro qualità tecnica, poi dipende sempre dalla partita che devi giocare. Le partite importanti le devi far giocare a giocatori che stanno benissimo, sempre. Poi ci sono, nell'arco del campionato, non è che sono tutte partite contro squadre di grandissima classe nel nostro campionato. Senta Canni, prima di salutarla, ci dà le percentuali scudetto tra Inter, Milan e Napoli? Beh, quello che ha la percentuale più alta è l'Inter. Adesso anche se dovesse vincere poi col Bologna, la percentuale si alza ancora di più. In questo momento è leggermente avanti di queste due squadre. E le altre alla pari, più o meno, possiamo dire. Sì. Diciamo che a 13 giornate dalla fine, forse chi sbaglierà di meno, chi avrà un po' di fortuna in più, riuscirà a spuntarla. Insomma, questa è la verità. La fortuna è una cosa che ti conquisti, eh. Ah. È una piccola percentuale la fortuna. Te la conquisti col gioco? Con che cosa? Con tutto quello che serve per fare questo mestiere. Ecco perché si entra nel discorso psicologico. Se tu fai il calciatore non puoi avere problemi di mentalità, non puoi farlo se no questo mestiere, e se ce l'hai vuol dire che non puoi arrivare a grandissimi livelli e hai questo difetto. Grazie Canni per essere stato con noi, buon pomeriggio e buon lavoro. Grazie a voi. Ciao, grazie a Gigi Canni. Ciao. Chiedo a Pasquale Tina il programma del Napoli e la formazione in 30 secondi, non di più, perché altrimenti Mario Palligiano ci taglia letteralmente. Gianluca, il programma è che alle 18:30, come ti ho detto, ci sono le conferenze in presenza di Spalletti e Fabian, quindi vedremo Spalletti cosa ci dirà. Sulla formazione si potrebbe anche confermare lo stesso quartetto, centrocampo non c'è Lobotka, quindi anch'issà. E davanti a questo punto potrebbe giocare Mertens con Zielinski dietro, e a destra uno tra Elmas e Malqui, e a sinistra potrebbe giocare insieme. Tutto chiaro, grazie a Pasquale Tina per essere stato con noi. A stasera, caro Pasquale, per le ultimissime da Barcellona con la conferenza stampa di Luciano Spalletti e di Fabian Ruiz. Noi voliamo in pubblicità tra poco, però cercheremo di analizzare quanto vale dal punto di vista economico-finanziario per il club Napoli questa Europa League. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Marte Sport Live, voce ai protagonisti, Mario Palligiano in regia. Noi ascoltiamo un messaggio vocale e poi andiamo da un altro dei nostri ospiti. Ciao Gianluca, buongiorno. Forza Napoli sempre, Paolo da Caserta. Ciao Paolo. Ascolta Gianluca, ma si può sapere come sta questa situazione per quanto riguarda i gruppi ultra? Perché il San Paolo è diventato proprio veramente una specie di teatro, nessuno conduce il tifo e siamo sempre, diciamo così, la squadra non viene supportata adeguatamente, ed è proprio questo quello che manca oggi. Per cui voglio chiedere come sta questa situazione con i tifosi, mi dai qualche delucidazione? Grazie, forza Napoli. Le delucidazioni sono che con l'Inter i tifosi della curva A erano regolarmente al proprio posto, quelli della curva B invece, che sono andati a salutare la squadra prima della partita, non erano sugli spalti per protesta e anche per disagio di fronte alle regole di accesso e uso dello stadio che condizionano un po' i movimenti di un gruppo organizzato che devono fare il tifo distribuendo sanzioni a destra e a manca per i cambi di posti, come sapete, e per altri dettagli, insomma, che afferiscono alla sfera
l'atmosfera del tifo e che sono indispensabili e strettamente necessarie per poter tifare da parte di un gruppo organizzato in maniera libera e tranquilla. Purtroppo queste esigenze del tifo non si sposano con le attuali regole d'accesso e uso dello stadio in generale e dello stadio Maradona. Poi c'è il 50% ovviamente della capienza al momento, che aumenterà, però anche questo è un deterrente, e per il momento i tifosi della curva B sono stati fuori. Vedremo cosa accadrà nel corso dei prossimi appuntamenti. L'Europa League quanto vale? Ne parliamo con Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore. Marco, buon pomeriggio. Eccomi, ciao, buon pomeriggio a tutti. Grazie per essere con noi. Marco, si parla tanto di futuro del club, di strategia. Allora, De Laurentiis vuole abbassare da 110 milioni circa l'ordine di monte ingaggi più o meno a 70-80 milioni, a 75 milioni, quindi più o meno di un 30% il monte ingaggi. Voglio capire da parte tua, tutto questo perché da due anni il Napoli non è in Champions, ma l'Europa League, dovesse il Napoli andare avanti, potrebbe, diciamo, arginare questo fattore legato al calo degli ingaggi che fa parte della strategia del club? Beh, chiaramente andare avanti aiuterebbe, ma non sarebbe determinante, come se un percorso virtuoso venisse fatto in Champions, per intenderci. Grosso modo la proporzione tra quello che guadagni in Europa League e quello che guadagni in Champions è di un quarto, un quinto, insomma il 20%, significa in termini assoluti che vincere l'Europa League ti può portare a incassare 20-25 milioni anziché 80, 90, 100 se hai un bacino di utenza elevato in Champions League. In Champions League. Quindi diciamo che potrebbe sicuramente arginare come qualsiasi introito supplementare straordinario, quindi non messo in preventivo, ma non sarebbe determinante quanto fare un percorso netto in Champions, ma arrivare ai quarti, alle semifinali di Champions, dove ogni passaggio ti garantisce 7-8 milioni in più. E quindi in questo senso, insomma, l'Europa League è ancora una competizione cenerentola che non permette, ecco, di rimpinguare i conti, soprattutto in una fase così complicata che le società di calcio italiane ed europee stanno attraversando. Senti Marco Bellinazzo, dai, il Sole 24 Ore, quindi questo significa che domani il Napoli giocherà al Camp Nou l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League, poi il 24 febbraio, tra sette giorni, tra otto giorni, giocherà il ritorno al Maradona. Ma visto che la settimana prossima ci sono due impegni importanti in trasferta, Cagliari e Lazio di campionato, in questo momento possiamo dire che la priorità nella testa di De Laurentiis e del club è comunque il campionato, e per lo scudetto, ma soprattutto per blindare uno dei primi quattro posti in classifica, il rientro in Champions. Guarda, non c'è dubbio alcuno da questo punto di vista, insomma. Era così già normalmente, visto proprio il modello organizzativo delle competizioni europee, ma a maggior ragione dopo aver mancato due qualificazioni in Champions. E sappiamo quanto è importante per tutti, ma in particolare per il Napoli, che vive da sempre su un equilibrio tra entrate e uscite, diciamo tra ormai uno squilibrio prima che verrà fatto, insomma, che venga fatto questo taglio a cui accennavi prima, e che quindi ha sempre necessitato, per portare i conti in attivo, o di plusvalenze, quindi della cessione dei giocatori, o meglio ancora della presenza in Champions. Quando il Napoli c'è stato, il Napoli negli anni in cui, come dire, la Juve vinceva lo scudetto, però è stata insieme alla Roma la squadra che ha frequentato di più la Champions League e ha incassato di più, più di 200 milioni, insomma, negli anni d'oro. Due mancate qualificazioni consecutive, a cui dovesse malauguratamente aggiungersene una terza, costringerebbero a un taglio magari ancora più forte del monte ingaggi, perché ricordiamo sempre che poi il Napoli, causa pandemia, viene da due bilanci in rosso, e dal rosso più grave della sua storia, insomma, il bilancio al 30 giugno 2021. Quindi quella presenza prossima in Champions da conquistare è vitale,
proprio per la sopravvivenza, ma anche per i progetti futuri del club. Peppe da Bergamo scrive: però c'è da valutare l'ipotetica finale della Supercoppa europea vincendo l'Europa League. Io non so quanto valga. Vale un paio di milioni, 2-3 milioni. Quindi è acqua che non toglie sete, insomma, come si dice in genere. Diciamo che sì, sarebbe utile e bella farla, ma non sarebbe determinante per il ragioniere che deve stare lì a fare i conti tra entrate e uscite, insomma, del conto economico del club. Mentre invece Antonio scrive: ma se la vinci l'Europa League sono 25 milioni, come ha detto Marco Bellinazzo, più 50, diciamo così, in prospettiva della Champions, perché andresti in Champions, sono 75. È chiaro, quello, diciamo, come dire, sarebbe l'ideale, no? E ti permetterebbe anche di avere un campionato in cui vai male, però il problema è che per arrivare a vincere l'Europa League bisogna vincere 7-8 partite una volta superato il girone. È molto più semplice in questo senso, cioè nel senso che è più breve il percorso in Champions, che non passa dai playoff. Insomma, già arrivare primi nel girone avrebbe permesso al Napoli di evitare questo turno così complicato. In generale, insomma, il tema è molto interessante perché si intreccia, se vuoi, anche al discorso della Superliga europea, insomma, e delle riforme che dopo il 2024 farà la UEFA con la nuova Champions League. Il tema vero, appunto, è che non si può continuare ad avere competizioni che sono così sproporzionate, in cui si giocano tante partite nell'Europa League per vincere e in cui alla fine il premio economico vale il 20% o anche qualcosina in meno della Champions League. Quindi vale più partecipare al girone, al semplice girone della Champions, magari pure perdendo tutte le partite, piuttosto che arrivare in semifinale o vincere l'Europa League. E che i soldi più o meno sono quelli, ecco, la verità. Senti, la contraddizione è quella. Marco Bellinazzo, Gio ti chiede, per Bellinazzo, a sensazione, nel 2023 dovesse il Bari, aggiungo io, arrivare in Serie A, chi venderà De Laurentiis tra Bari e Napoli, secondo Marco Bellinazzo? Lo scrive Gio. Beh, più che secondo Marco Bellinazzo, insomma, bisognerebbe chiedere a De Laurentiis laddove, appunto, arrivassero poi delle offerte, e quindi valuterà De Laurentiis le offerte. Il tema vero, appunto, è che nella percezione, insomma, del presidente del Napoli, il club vale qualcosa che è vicino al mezzo miliardo, e difficilmente, insomma, qualcuno potrebbe comprare un club come il Napoli per mezzo miliardo. Lo comprerebbe per qualcosina in meno, e quindi è più complicato in questo senso. Quindi magari sarebbe più facile vendere il Bari su prezzi più bassi oggettivamente rispetto, insomma, a un affare complesso come il Napoli. Il Napoli può prenderlo, insomma, un fondo di investimento, una società, diciamo, con grandi risorse, e quindi l'affare è oggettivamente più complesso. Antonio chiude, chiudiamo con questa domanda che mi sembra però interessante. Si parla tanto dell'importanza di avere lo stadio di proprietà, ma io avrei seri dubbi in proposito, sia perché ci sono esempi di club fortemente indebitati per aver costruito lo stadio, vedi il Tottenham, sia perché se investi nello stadio togli i soldi al mercato. Antonio scrive questo, sei d'accordo? Beh, guarda, assolutamente no, perché chiaramente si deve avere un progetto a medio lungo termine con lo stadio. Il tema non è nemmeno quello della proprietà dello stadio, quanto della qualità. Se dallo stadio incassi, come fa il Napoli, 15-20 milioni all'anno, se va bene. Beh, una volta, insomma, erano 15, adesso con il Covid saranno meno di 10, appunto, forse. Appunto, però, diciamo, in termini normali la media era quella prima del Covid. Certo. Se poi devi confrontarti con chi sul campo ne ottiene 5 volte, 6 volte tanto, il Barcellona dal suo stadio ne ottiene 80-90 ed è tra quelle in Europa, cioè tra i top club, quelle che magari ne incassa di meno, evidentemente il confronto diventa impossibile. Ma anche se rispetto a Inter o Milan, che ottengono il doppio rispetto a Napoli, e se magari fanno un bel percorso in Europa anche il triplo. Quindi, diciamo, in questa ottica serve uno stadio che ti dia la possibilità di mettere a fatturato ogni anno il doppio, se non il triplo, di quanto il Napoli incassa attualmente. E uno stadio di qualità, secondo me, a Napoli potrebbe rendere. Chiaramente poi devi fare un piano di rientro, per cui una parte di questi soldi vanno a ripagare gli interessi e il capitale, e un'altra all'investimento sul mercato. Però senza quei soldi in più difficilmente, insomma, si può programmare una crescita ulteriore del club, che sarebbe poi alla fine condannato a restare sicuramente in una fascia alta, ma difficilmente, insomma, potendo competere per i titoli in Italia e in Europa
visto insomma quello che sta un po' cambiando, il ritorno delle milanese e quant'altro, ma forse insomma stiamo aprendo qui altri capitoli e servirebbe altro tempo. Beh, sei molto interessante quello dici come sempre, caro Marco. Antonio scrive: buongiorno, competizioni sbilanciate, ne parla Marco Bellinazzo, e l'UEFA si permette anche di varare la Conference League, che pagliacciata. Non ha tutti i torti il nostro amico, perché insomma la Conference League ha meno appeal addirittura dell'Europa League, quindi sì, diciamo che è un contentino per tante squadre, tanti paesi che non possono partecipare alle prime due competizioni e per le quali, lo ha ricordato anche Ceferin ieri, la squadra per cui Udife, che è una squadra slovena, ha giocato con il Tottenham, tra l'altro anche vinto in Conference League quest'anno, e avendo un fatturato all'anno questa squadra di 2 milioni e mezzo ha ottenuto come premio di partecipazione 3 milioni. Ora capite che 3 milioni diciamo per le squadre italiane di vertice non contano nulla, ma per società di vertice di altri paesi che sono paragonabili magari alla Serie C italiana, quel tipo di introito significa insomma mettere i conti a posto per diversi anni, quindi ha più questa logica diciamo redistributiva. È tutto chiaro, Marco, grazie per essere stato con noi, buon pomeriggio, grazie, buon lavoro. Grazie a Marco Bellinazzo da Il Sole 24 Ore. Noi voliamo in pubblicità, tra qualche minuto Enrico Fedele per il Fedele contro tutti, 081 63 6363 per intervenire in diretta, tra poco.